Oggi vi faccio vedere una ricettina golosa, veloce veloce nella realizzazione. Quando realizzo le torte che farcisco, mi conservo sempre un disco di pan di Spagna. Praticamente che ho fatto? Ho sbriciolato in un mixer il pan di Spagna. Per la dose è tutto, diciamo, quanto basta, perché dovrete vedere la grandezza che voi avete o del vassoio. Quindi partiamo. L'ho ricoperti con il cioccolato fuso e ora vi faccio vedere come realizzo questi dolcetti. Quindi metto, essendo qui marrone, metto un pochino qui di rosso, così che dà colore, così. Per realizzare questo dolcetto messo in questo vassoio, prendo questo disco, quindi ne taglio un pezzetto e lo adagio così. Dei pezzetti di cioccolata del pan di Spagna al cacao e vado a formare i ciuffetti. Posso mettere un pochino di pan di Spagna rosso, dei pezzetti di cioccolata, taglia al cacao, con la crema al mascarpone. Terminata anche la coppettina. Eccoci qua con questi dolcetti natalizi che fanno proprio venire voglia di assaggiarli immediatamente. Avete visto cosa possiamo fare, diciamo, con gli avanzi? Avanzi è un termine un pochino bruttino da dirsi, però diciamo che quando voi fate dolci alti e tagliate diversi dischi e magari vi avanzano, potete dare queste prelibatezze. Quindi io ieri ho fatto un dolce molto alto di pan di Spagna di 20 cm di diametro massimo. Li ho, come vi ho fatto vedere in precedenza, una parte sbriciolata in un mixer per queste tre coppette. Chiaramente ne ho fatte anche qualcuna in più che se ne sono già mangiata. E questa bella coppetta grande, che è fatta, diciamo, questo vassoio è fatto 20 centimetri di diametro e 5 centimetri di profondità. Li ho decorati così con la cioccolata che ho fuso io, ho dato una spolverata di oro, chiaramente è un oro che si alimentare, e fa proprio l'effetto del Natale, questo bianco come il neve. E pensate, la crema al mascarpone senza uova, quindi va benissimo per tutti, è leggera, gustosa e molto veloce da realizzare. Una cosa mi ero dimenticata di dirvi, come vi ho fatto vedere,
queste coppettine qui che hanno, diciamo, il bastonino in alluminio, questo classico che si utilizza per fare la panna cotta e budini, all'interno qui c'è una sorpresa, perché tutto in giro ho fuso la cioccolata, l'ho fatta raffreddare in freezer, quindi è veramente formidabile. Per avere un'alternativa. Qui invece ho messo un disco di pan di Spagna proprio intero e poi i vari strati tritati. E qui senza chiaramente, questo praticamente è fatto come queste coppettine piccoline, chiaramente con il pan di Spagna sbriciolato e il cacao. Troverete all'interno, io ho inserito anche pezzi di cacao di ottima qualità. Ma guardate che bellezza, proprio natalizia al massimo. Affondiamo il cucchiaino. La compattezza, ve lo voglio far vedere da vicino, non mi resta che sentire questa delicatezza. È veramente una specialità, questo rosso così natalizio e così invitante. Si scioglie in bocca, velocissimo nella realizzazione, e per le feste farete un figurone. Sono buoni e delicati se li volete regalare, ma soprattutto a fine pasto, per il giorno di Natale o i giorni che seguiranno durante le feste, presentarlo in tavola è veramente un piacere. Ora non resta che a voi realizzarlo. Seguite Monica in cucina. Vi ricordo che il mio blog è www.monicaincucina.it. Gli ingredienti chiaramente sono indicativi, visto che io l'ho realizzato con quello che mi era rimasto facendo una mega torta. Lo potete realizzare anche con il pandoro. A voi la scelta. Io vi aspetto presto con nuove ricette. Ciao da Monica.